mia cucina. Oggi prepariamo insieme una pasta al forno golosissima. Vediamo subito gli ingredienti. Avrete bisogno di un sacco di formaggio. Io utilizzerò del pecorino sardo spalmabile, della, io la chiamo peretta, però in realtà è semplicemente una caciottina, anche questa è sarda. Poi della ricotta, parmigiano o grana padano, del burro, io utilizzo quello salato, pasta già cotta e poi verdura a scelta. Io qui ho del cavolo romano, che è troppo buono e poi è troppo carino, e poi della zucca che ho fatto semplicemente saltare in padella. La vedete un po' annerita semplicemente perché utilizzo la paprika e quindi quando si cuoce in padella qualcosa con le spezie tendono un po' ad abbrustolirsi bene. Comunque a me piace bella croccante, voi potete scegliere le spezie che preferite. Allora, e la verdura che preferite ovviamente. Ciò sarà bella capiente, come sempre ormai, anzi, prima mi tolgo l'anellino così evitiamo di fare cose strane. Prendiamo i formaggi, partiamo da questo, quindi dalla robiolina, va bene un qualsiasi formaggio fresco, basta che sia appunto bello spalmabile. Quindi con una spatolina cerco di renderlo un po' più cremoso, poi aggiungo un cucchiaio di questo perché è molto forte. Se usate formaggi più blandi potete anche un attimino abbondare. A me piace che si senta il gusto di questo ma che non sia esagerato. Anche perché il pecorino è bello saporito. Se no poi la pasta sa solo di questo, quindi meglio di no. E amalgamate gli ingredienti. Allora, il condimento non deve essere troppo liquido, quello è il segreto, ma nemmeno troppo pastoso, quindi io aggiungo giusto un goccino di latte, ma proprio un goccino. Se ad esempio invece di formaggi, perché magari non vi piacciono, perché magari volete una cosa, dire light è un'esagerazione, però meno formaggiosa, potete fare una semplice besciamella. Tra l'altro trovate la ricetta sia sul canale che sul blog, nella ricetta delle lasagne verdi. Quindi ecco, vedete? Ora è un po' più cremoso, diciamo che ha la consistenza di un Philadelphia che è da molte ore fuori dal frigo, quindi semplicemente è un po' più liquido, ma non troppo. Poi prendiamo a questo punto la verdura, quindi mettiamo tutta la verdura qui dentro. Io l'ho fatta prima per fare in fretta, quindi va benissimo anche se magari avete della verdura avanzata in frigo che magari non sapete più come usare, potete farvi una bella pasta al forno, magari già cotta insomma, che vi è avanzata, che ne so, dalle feste, se è lì dal Natale non è più buono, però intendo magari fate un pranzo, una cena a casa, avanza della solita verdura che non si vuole mai mangiare nessuno e non sapete cosa farci, potete farci una bella torta salata oppure una bella pasta al forno, che piace sempre a tutti. Ecco, vedete, non preoccupatevi se si spappolano un pochino le verdure, questa è una pasta che a me piace chiamare pasticciata perché è un po' così alla buona, diciamo. Ci metto anche qualche pezzettino di burro, questo è ammorbidito, ho scelto quello salato perché non voglio aggiungere ulteriore sale, quindi non lo metto tutto, ne metto circa metà di questo panettino, che gli dà anche un bel sapore essendo salato, Questo è buono, si trova all'Eurospin, se non l'avete mai provato datevi una bella chance. Poi diciamo che il grosso del lavoro è fatto, io per scelta metto un po' di spezie, quindi metto un po' di pepe, non troppo, e la solita paprika. Ormai non ve lo dico più dove andare a comprare questa paprika perché sembra quasi che li voglio sponsorizzare, comunque mondospezie.it, se mai volessero mandarmi chili e chili di questa paprika io la apprezzo, cioè noi ne mangiamo davvero in quantità, per fortuna non è tossica, almeno la paprika non ci uccide. Allora, il condimento è pronto, ci mettiamo la pasta, anche questa l'ho già cotta, ho scelto i paccheri perché hanno una forma secondo me molto simpatica, semplicemente, quindi niente di nessun motivo particolare, e senza insomma farci troppa attenzione, girateli. A me alcuni si sono anche un po' rotti, però insomma, appunto pasta pasticciata, anche se sono un po' rottini, non succede niente. Trovate come sempre tutti gli ingredienti dettagliati qui sotto nell'info box e il link alla ricetta sul blog, che sicuramente sarà pubblicato, se non in simultanea lo troverete già prima che esca la ricetta qui su YouTube, come sempre. Comunque se siete nei dubbio, leggete l'info box, c'è tutto lì. Allora, ce l'abbiamo fatta. Cercate più che altro
di sporcare bene tutta la pasta e poi una volta ribaltato tutto nella teglia non ci saranno problemi, eh. Ecco, quindi pronto, sposto un po' le ciotole così mi avvantaggio e prendo una bella teglia, utilizzatela antiaderente e che possa ovviamente andare in forno. È bella capiente, qui sono quasi 500 grammi di pasta perché oggi ci serviva di fare una porzione bella abbondante, però se ne fate di meno potete anche usare semplicemente quelle teglie in alluminio. Quindi, allora, versiamo tutta la pasta qui dentro, facendo attenzione, questa ci sta a pelo, e poi con la spatola vado a raccogliere tutto il sughetto che rimane nella ciotola, perché sennò rimane lì il più buono. Quindi, perfetto, spostiamo anche il ciotolone e siamo belli liberi. Cercate di stenderla il più possibile uniformemente, cioè non fate dei mucchietti. Poi non è il pezzo forte, la verdura di questo piatto, ora vedrete qual è. Allora, formaggio, io ci metto questo e l'ho scelto perché ce l'ho vivo in casa ed è buonissimo, però potete semplicemente mettere della mozzarella. Non quella in bustina, quella è troppo liquida, dovete usare quella per pizza, che quindi è molto più asciutta. E ce la sparpagliamo sopra, cioè create proprio un letto, in questo modo. Quel pezzettino che è scappato resterà qui dentro. Questo è perfetto perché fila, per quello vi ho detto la mozzarella come alternativa, però ovviamente una provola, una caciottina, cioè usate anche una cosa che magari è tipica della vostra regione, se avete un formaggio appunto vostro, che sicuramente non fa male. Qualche pezzettino di burro, verso i lati soprattutto, mi piace metterlo perché aiuta a non farlo attaccare, quindi questo semplicemente dà un po' di cremosità extra, ma non è così necessario, sono io che sono golosa. Poi formaggio grattugiato, come se piovesse, in questo modo. Siate generosi perché la pasta al forno è buona se è golosa, secondo me. Cioè, se dovete fare una pasta con poco condimento, a questo punto fate una pasta normale, la condite bene, viene buona lo stesso, ma non è una pasta al forno. La pasta al forno è tipo una lasagna, quindi è super 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 golosa. Tutto il formaggio qui dentro e... diciamo, la ricetta è finita perché ora la pasta è pronta, è nella teglia, la inforniamo in forno già preriscaldato, 180-200 gradi sulla base anche della potenza del vostro, per 30-35 minuti, insomma, giusto il tempo di far squagliare bene tutto il formaggio e anche perché è tutto cotto poi, quindi la mettiamo in forno. La pasta ha cotto 25 minuti e questo è il risultato. Direi che ha assolutamente raggiunto e superato le mie aspettative, perché non l'avevo mai fatta con questi due ingredienti nello specifico, ma tanto insomma il procedimento, come avete visto, non è niente di complicato e sembra golosissima. Quindi adesso ne assaggio una con voi. Buonissima. Si sente tantissimo il sapore del broccolo, ma ci sta davvero bene. Il retrogusto del formaggio, cioè proprio si sentono tutti i sapori e poi la pasta fuori ha fatto... cioè dentro è rimasta morbida perché, come potete vedere, dentro non è dura. Però fuori ha fatto questa crosticina. Spettacolare. Direi che ci siamo meritati di pranzare. E nel frattempo me la gusto. E come ve l'ho già detto prima, comunque trovate qui sotto tutto nell'info box con i link al blog dove troverete la ricetta completa e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!